Ragazzi, nonostante sia un video un po' incazzoso, già da subito un bel pollicione verso l'alto. Se volete vedere altri video di Ghost, godetevelo e fatemi sapere se anche voi trovate persone che giocano in questo modo. Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati ragazzi finalmente su Ghost, me l'avete chiesto davvero in tantissimi di tornare perché vi piace, perché vi piacciono i video, quindi eccoci qua su Ghost. Allora, faremo quasi sicuramente due partite, la prima è capitata su Freefall, mappa che a me piace perché è veloce, è piccola, però è davvero un fottio da giocare perché è piena di posti da cui i nemici ti arrivano da dietro, non si capisce una mazza, quindi di per sé sarà una partita molto molto divertente. Sto usando tanto per cambiare, guardate che novità l'ho nei Badger, la mia arma preferita, ve l'ho detto un miliardo di volte, è una delle volte è una delle mie armi preferite praticamente di tutti i COD, la adoro a dei livelli assurdi, mi ci trovo davvero benissimo, quindi non giocarci sarebbe un'eresia. Io gioco sempre con quest'arma qua, questo gioco, affanculo. Ste morti qua sinceramente mi danno fastidio perché sono quelle morti dove proprio non ci puoi fare nulla. Cioè, mi stavo arrampicando, cazzo. Oh, non far scherzi. Scappa. Ce l'ho dietro. Però adesso ce ne avrò dietro ancora dall'altra. Adesso di qua. Vedete, raga, su Freefall si capisce poco nulla. Cioè, bisogna avere il culo di trovarsi al posto giusto al momento giusto e fare un bel po' di kills. Perché se si gioca normalmente, si gira per la mappa, davvero è complicata tanto, eh. Non è una di quelle mappe che dici posso farmi un giro, giostrarmi la mia zona, no. Dov'è? Cioè, troppo piena di buchi, caverne. Cioè, non, cioè ci gioco da 3 anni a Ghost ogni tanto. Cioè, non è che ci gioco tanto quanto a Black Ops 2, comunque ci gioco tanto. E non ho ancora capito come stracazzo funzionino i buchi di sta mappa, dove si possa entrare, dove non si possa entrare, da dove ci sono i nemici, da dove non ci sono. Cioè, un bordello, ragazzi, un bordello. Te muori, che cazzo fai ricamperato? Quanto siamo? 10-2, dai, non sta andando malaccio come partita qua su. C'era qualcuno prima, poi sicuramente ora non ci sarà più. Infatti. Però c'è qua sotto. Dai, ping, aiutami. Ok, te sei qua dietro. Raga, ping, ma ogni volta. Oddio, ma ecco dov'è! Madonna santa, che schifo! Cioè, non riuscivo proprio a capire, no? Uscivo, lo vedevo dal radar che era lì. Anche prima sono uscito e sono morto e non capivo da chi. Adesso ho capito da chi cazzo sono morto. Il tipo è lì in headglitch, cioè, che si sta sporgendo. Adesso lo vado a prendere da dietro, non ci sono molte altre alternative. Adesso avrà messo sicuramente, vabbè. Ora che ti giri fra, t'ho ucciso 6 volte. Torniamo su, attenti agli esplosivi che non ho audio, non sento quando fa din din din. Ok. Quello è un compagno, sì. Via. Abbiamo pulito la zona, andiamocene di qua. Però vedete, Ghost è un gioco bello perché comunque è veloce, cioè tra una cosa e l'altra le kill che si fanno, le serie, anche se si muore, tutto cioè, continua in modo abbastanza frenetico. Quindi, boh, se va così è divertente, cioè almeno a me piace. È nostro questo IMS, spero. Qua c'è la ris me la rischio tantissimo a buttarmi così in mezzo, però non ci sono molte altre alternative, non so dove cavolo siano i nemici. Oh. Ma sono tutti loro, beh, sono 5 su 6. Qua ce n'è uno. Col cane. Ma siamo anche quello, perfetto. E qua sopra anche in teoria ce n'è uno. Che non trovo. Ah, no, eccolo. Bello facile. Ce l'ho sotto. Dammi il coso di sciacallo. Perfetto, vai via. No, ma mi stavo ricaricando. Stavo guardando dall'altra da dove è saltato fuori quello. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sti headglitch del cazzo. Vabbè raga, vedete, come ho detto su Freefall le tante morti, cioè su Freefall a me l'importante non è fare serio cose, è fare un bel video divertente, perché comunque fare serio cose simili è quasi impossibile. Cioè è difficile, ci ho fatto anche una cam una volta su Freefall, vabbè, ma davvero più unica che rara come cosa, perché comunque come vedete tra gente che campera, muri, sporgenze che neanche si sa che esistono è davvero complicato. Poi una bella partita può comunque venire fuori perché se noi stiamo già facendo 21 kills e ne mancano più di 40 alla squadra. Vaffanculo, esplosivo artigianale di merda. Vedete anche questo. Ma puttana Eva! Non vedo niente, mi sto incazzando. Vedete questo, raga. La mia più grande difficoltà quando gioco a Ghost è che quando io registro devo togliere l'audio, ovviamente, perché non ho le cuffie, sennò si sentirebbe doppio. Se non tolgo le cuffie, cosa succede? Ve lo dico molto semplicemente, si sente doppio, come ho appena detto.
Però, dovendo giocare senza audio, non sento il bim 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 dell'esplosivo artigianale, quindi ci passo sempre sopra e muoio sempre. E vabbè, adesso è successo così, però pensate quando succede a 23, che bello che è. Bello bello. 23-7, dai, continuiamo con un po' di aggressività. Basta tremare, va mappa di merda. Guarda quello, mamma mia, oh. Sti qua, guardate che stanno facendo i furbetti. Se la stanno camperando in maniera abbastanza esplicita da dove è saltato fuori. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Era lì dietro con l'UAV, il SATCOM, piazzato, piazzato. Mamma, mamma, raga. Stiamo davvero assistendo a delle cose abbastanza raccapriccianti qua oggi, su Freefall. Speriamo che la prossima non esca Freefall, così magari posso fare una partita un po' più ragionata. Magari sperando anche di fare un po' una serie. Vediamo, con calma, non ho fretta. Qua non c'è nessuno, sono tutti dall'altra. Madonna, ti ho visto, adesso esco già sparando. Non è vero, ancora l'esplosivo artigianale, ancora sto placa 97. Raga, sto per tirare una sfuriata che è qualcosa di pauroso, vi giuro. Non ne posso più, sto cazzo di esplosivo artigianale. 28-9, che partitaccia. Aveva tutte le carte in regola per essere una buona partita, ma raga, non è venuta fuori come doveva. E cazzo è andato a finire. Eccolo qua, va. Qua su c'è gente, stiamo attenti a esplosivi vari, non dovrebbero... t'ho visto stavolta. Oh mio Dio! Chi cazzo sono? Passiamo da qua. Torniamo dall'altra. Dov'è? Si è teletrasportato, raga. Cioè, ha deciso così di andare via. 31-9. Dai, c'è ben di peggio, eh. Non è che stiamo facendo proprio schifo schifo. Però c'è anche da dire che avessimo fatto un po' di morti meno, sarei più contento. Com'è ovvio che sia. Io boh. Ok. Te lì con l'Edlich, meno ma grazie mille al compagno che me l'ha fatto fuori. Madonna, ho sempre lì con l'Edlich sta. Cioè, ma ti diverti a fare una partita intera lì in Edlich? 1. Dov'è l'ultimo? Eccoti. 1 2. Perfetto raga, 37-9, alla fine l'abbiamo finita con un buon risultato. Abbiamo fatto un'ultima parte di partita abbastanza buona. Però adesso ce ne andiamo a fare una seconda sperando venga un po' meglio, dai. Ok raga, dai, andiamo a completare questo video. Io vi giuro che starei giocando bene perché ho fatto tipo 11 kills di fila delle 12 insieme. Poi il resto delle morti le ho fatte una dietro l'altra. Cioè, sti qua si stanno superando. È da un po' di partite... È da un po' di partite, raga, non vi dico puttanate, che cerco di fare questo secondo spezzone di video per non farvi avere un video da 5 minuti. E è da un po' di partite che sto bestemmiando in qualsiasi lingua immaginabile sul pianeta Terra. Cioè, per farvi rendere conto, vedete come stanno giocando, vero? Cioè, penso riusciate benissimo a vederlo anche voi. Prima ce n'era uno qua nell'angolo. Cioè, è davvero un fastidio assurdo. Cioè, perché davvero camperano proprio tanto tanto, cioè, nei posti più inaspettati che ti dici, no, dai, non può. Non può camperare lì, non ci può essere qualcuno, esci senza neanche guardarlo e loro ti sparano, cioè. Davvero qualcosa di incredibile come sta andando ste partite. Più che altro sta gente che sto incontrando, perché le partite vanno anche bene, le faccio anche delle belle partite, ma per come giocano gli avversari è già un po' più fastidioso. Yes, ho ripreso questa partita da praticamente metà, perché la prima metà mi aveva fatto schifo, solo incazzare, bestemmie e tutto. Allora ho detto, vabbè, tagliamo metà partita. Dov'è? Da dietro, cazzo. Ok, il brutto di un camper è che non è solo che ti ammazza quel camper, è che spesso ci si focalizzano. Ti dici, ok, ma ho ucciso quello da là, adesso vado a riprenderlo. E per andare a riprenderlo fai 3 morti di fila, perché mentre te punti a lui ti ammazzano da dietro gli altri. Cioè, com'è normale anche che sia, no? Puttana, poi sta roba che devo uscire in ogni cazzo di angolo, sempre, sempre, sempre mirando. Fastidioso. Oh, ma vai giù o no? Vabbè, raga, io esco qua. Proprio cattivo, ho detto. Va dai, dov'è? Da dietro ancora. Io sto cercando, raga, di giocarla in maniera più aggressiva possibile. Sto finale di partita, cioè, vabbè. Cioè, io penso che capiate anche voi che io non sono uno... Cioè, almeno ultimamente, c'è stato un periodo dove lo facevo molto più spesso, che ama lamentarsi, cioè non sono uno proprio che è sempre dietro a lamentarsi, ma penso che quando ci sia da dire qualcosa in maniera oggettiva io lo dico, cioè, Dio, cioè capite benissimo anche voi quello che sto dicendo, non è che penso di
dire cose a caso e mi sto lamentando del nulla cosmico, cioè sono cose che si notano e che danno effettivamente molto fastidio, perché non è possibile giocare una partita e morire tutte ste volte da sta gente che gioca di per sé in maniera ridicola. E comunque ora basta lamentarsi, tanto come ho detto io anche in un video di settimana scorsa, non ci si può lamentare di come giocano gli avversari. Bisogna giocare bene noi, se io gioco bene, se io gioco male, punto. Dove cazzo è questo? Vabbè, c'è. Cioè, capisco, vi dici, campero in una maniera, in un posto normale, ti posso anche capire. Ma capisci che se te mi camperi in un posto dove di per sé non passa mai nessuno, ti devo dire che sei un imbecille. Comunque, vabbè. Dai, a col te. Voglio rivederla. Ah, aveva già più senso di quello che sembrava. Comunque, vabbè, non stiamo facendo una brutta partita perché l'ho ripreso che... eravamo 12-6. Come se stessimo facendo 22-4, più o meno, sì. La prima parte l'ho deciso di tagliare perché mi faceva vomitare. Volevo portarmi un bello secondo spezzone al cenno, anche se non era tutta la partita. Muori. Qua dentro ce n'è un altro. Ping. Dio, madonna. Cioè, dai! Qualcosa di scandaloso. Come già detto prima, c'è un limite anche un po' a tutto. Cioè, vi dico, posso capire che mi diciate Midi, hai detto che non bisogna lamentarsi, che ognuno gioca come stracazzo vuole. È vero. Solo che porca troia, cioè, quando lo si gioca in diretta ci si rende conto di quello a cui si sta assistendo, è già un po' più facile sclerare, eh? Cioè, perché in sta lobby, ad esempio, fanculo, io non riesco ad accoltellare, ogni volta che mi trovo in uno contro uno col coltello muoio. Succede sempre di tutto, raga. Vabbè, dai, sto video è andato più o meno così. È stata un po' una sclerata di video, un video sclero, neanche tanto, però. Diciamo un po' così così. Te devi morire, dai, almeno adesso non moriamo, andiamo a fare l'ultima kill. Finita, raga. Finita così. Io spero che vi sia piaciuto il video, perché di per sé le partite sono belle. Poi ci ho messo dentro anche un po' di incazzatura, magari spero non vi abbia dato fastidio. Noi ragazzi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video. Ragazzi, per oggi da Mirino è tutto e bella.